Ok, va bene. Quindi quando è il momento. Buonasera. Buonasera a tutti, benvenuti e bentrovati, ben ritrovati. Oggi è il terzo appuntamento di questo ciclo di incontri per andare appunto alle radici di quello che speriamo sarà il futuro della città di Brugherio, sperando che sia un futuro fulgido. Oggi entriamo in una materia in cui anche con il corso che abbiamo fatto insieme con i dipendenti del comune non eravamo riusciti appunto ad entrare ed è la storia interessantissima, ovviamente data per pennellate, perché in un tempo così breve sono proprio suggestioni, di come Brugherio si è trasformata da borgo agricolo, e i precedenti incontri ce l'hanno detto in lungo e in largo, no? Che è nata come borgo agricolo, a invece città poi industrializzata, insomma, che ha vissuto quel percorso che tipicamente in realtà molte cittadine della nostra area hanno vissuto. Si è prestato a questa disamina molto coraggiosamente il nostro Raffaele Corbetta, che come sapete, insomma, cioè non ha bisogno di presentazioni, quindi non le posso fare, che per passione, che è una cosa che accomuna molti di noi, insomma, per passione, da tempo raccoglie memorie, documenti e soprattutto intreccia fili appunto di storia, sulla sua città, cosa che insomma prima o poi autorizzerà molti di voi a essere da questa parte del tavolo, perché so che anche tra il pubblico ci sono. Ecco, e questo è sempre un po' lo spirito di queste chiacchierate, cioè da questa parte del tavolo ci sono spesso cittadini che con una passione da lungo tempo, magari non storici di professione, però appassionati senz'altro, che hanno, come dire, dedicato sia per la dedizione all'impegno amministrativo, anche che ovviamente porta a conoscere di più la propria città da un'angolazione diversa, e anche alcuni dei presenti condividono questa esperienza. Sia appunto per una propria anche esperienza lavorativa, professionale, sociale, culturale nella città, che porta a conoscere insomma una serie di aspetti. Per cui ci addentriamo un po' in questa materia. Grazie a Raffaele Corbetta di essere stato disponibile per noi. Grazie. Il motivo per cui parlo di storia, io non sono uno storico, i miei studi sono di tutt'altro campo, sono un chimico e la mia esperienza professionale non è negli archivi, di storia, ma in azienda, in tante aziende che ho passato, poi nella scuola. Però, mi ha dato coraggio venire a fare questa conferenza. Così come ho pensato che, per esempio, l'Arca di Noè era stata progettata, guidata, da dilettanti, mentre il Titanic era stato progettato, costruito e guidato da professionisti del settore. Allora mi sono un po' incoraggiato. Avevo fatto all'Università della Terza Età negli anni scorsi, un'università poi di tutte le età, l'abbiamo chiamata Vero Fantini. E per 4 anni di fila un corso di 120 ore ogni volta sulla storia di Brugherio. Adesso in un'ora e mezza, un'ora e tre quarti, con anche una serie di fotografie da spiegare, sarà un po' dura starci dentro, quindi andremo un po' di corsa. Parlerò soprattutto anche di testimonianze della gente e ce le declamerà il nostro mio amico Pozzo Bon, Tiziano, quale è un fine dicitore non solo di poesie dialettali, ma anche di testi in italiano, perché preferisco presentare la storia non come una noiosa elencazione frutto di letture di libri, ma come le testimonianze delle persone che hanno vissuto l'era contadina, hanno vissuto l'era intermedia, famiglia contadina operaia, e hanno vissuto poi le fabbriche. Mi rifarò a molte testimonianze bellissime, raccolte negli anni 80-90 dal movimento Terza Età, che ha fatto un lavoro eccellente. Ha raccolto notizie dalla viva voce di persone anziane e le ha messe su libro. Io ricorrerò a queste testimonianze perché è inutile inventarne o andare alla ricerca, è già stata fatta. Saranno per la maggior parte testimonianze femminili, il motivo è anche semplice: il movimento Terza Età è soprattutto
di donne, perché noi maschietti ce ne andiamo molto prima, e così, insomma, d'altra parte siamo tutti su una cattiva strada, perché da questa grande avventura, questo grande viaggio della vita, nessuno di noi arriverà vivo, quindi siamo tutti su una cattiva strada. Cominciamo, portiamoci nel 1866, quando sta per arrivare il decreto di Vittorio Emanuele sulla costituzione del comune di Brugherio. L'anno prima, nell'85, sembra ci fosse stata una grande tromba d'aria che aveva seminato morte, distruzioni, e quando pensiamo alla tromba d'aria noi andiamo subito al famoso ciclone del 1928 che ha lasciato segni inciso sul marmo, la lapide che c'è sulla la colonna del ricordo della peste del 1576, che c'è la torrazza, c'è la lapide con scritto che è abbattuta dal ciclone del 1928, riedificata nel 1929 dalla famiglia Cazzaniga. Tutti pensiamo a quel ciclone. Pare che ce ne sia stato un altro con morti, feriti, tetti crollati e quant'altro. Proprio nel 1865, una scoperta recente fatta da un giovane di Brugherio, il dottor Christian Polli, che ha trovato su una rivista tecnico-scientifica di quell'anno una descrizione minuziosa di un testimone non oculare, ma che si è fatto raccontare vedendo quel che era successo. Quindi arriviamo all'anno della costituzione del comune con questa roba alle spalle, distruzioni di tutti i raccolti, tetti crollati, un morto a Baraggia, altri morti, una tromba d'aria che partì dal Bettolino verso Cologno, attraverso Brugherio e finì verso Concorenzo. Però ci sono in giro parecchie speranze, parecchie buone notizie. Il governo italiano, subentrato a quello austriaco di qualche ventina d'anni prima, aveva appena fatto una legge che portava l'orario di lavoro dei bambini a 8 ore fino a 12 anni e l'età non si poteva prima dei 9 anni, quindi prima della terza elementare no. Questa era una cosa importante per il tempo, perché avevamo a Brugherio molte fanciulle che andavano in filanda, orari pesantissimi, lavoro, quindi già questa riduzione d'orario e questo vincolo sull'età è già un buon segno per il nascente comune di Brugherio. Poi circolano le notizie di una linea tranviaria a vapore tra Milano e Vimercate, il Gamba de Legne. Con la dicitura Gamba de Legne non si parla solo di questo di Vimercate, perché poi ne faranno altri, a Magenta, a Cassanodad, tutti si chiamano Gamba de Legne, che era il nome della locomotiva. E difatti sarà poi realizzato a fine 1880 viene inaugurata, e Brugherio è una cosa importante per Brugherio trovarsi con questi trasporti, perché poi cominceranno a nascere stabilimenti a Milano e a Sesto. E in più c'è la grande notizia, sta per essere appaltato il progetto e poi il lavoro del canale Villoresi, l'ingegner Villoresi di Monza. Perché è importante? Perché l'agricoltura di Brugherio è buona ma non eccellente. Brugherio ha terreni ghiaiosi, l'irrigazione c'è ma non è eccellente, nel senso che sono tutte rogge che derivano comunque dall'ambro o dalla roggia Molinaro, anche l'altra roggia deriva alla fin fine dall'ambro. Il lambro, si sa, a grandi portate quando non serve l'acqua, quando piove tanto, ne ha pochissima quando serve, perché bisogna irrigare d'estate. Del resto i grandi fiumi, Ticino, là del Po, nascono vicino a montagne oltre i 3.000 metri, attraversano valli lunghissime, arriva giù acqua e ci sono i ghiacciai eterni. Il Lambro nasce alle falde del Monte San Primo, 1600 metri, quando va bene che c'è qualche navicata anche in aprile, se va bene, dopo due giorni è sciolta, quindi non è che abbia tant'acqua da portare quando occorre. Il canale Villoresi, che parte dal Ticino e dopo 86 chilometri sbocca nell'Adda, fatta in base
andando di traverso, ma sempre con la pendenza in modo che possa scendere, passerà proprio nel progetto al confine nord di Brugherio e quindi c'è la possibilità di derivare una serie di canalizzazioni e di rogge in modo che l'agricoltura possa diventare finalmente a livello di produttività superiori, perché pur essendo una buona agricoltura, i contadini qui con i contratti che hanno, con i padroni, perché le aree sono tutte dei possidenti per lo più milanesi o dei nobili, i nostri contadini fanno vita grama. Il terreno di Brugherio, peraltro, che sia ghiaioso, tutti lo sappiamo perché abbiamo seguito quando il parco in Crea è stato fatto, c'è stato il recupero di 4 enormi voragini, 2 riempiti per creare i prati e gli alberi, e 2 collegati per fare il lago, ma c'erano anche altre cave, per esempio una che ha funzionato fino ai primi anni 50, lì dove di solito mettono il Luna Park i baracconi, tra via Monza a destra uscivano camion giorno e notte pieni di sabbia, fino agli anni 50 funzionava. Un'altra era in fondo a via Sciviero terminava sulla via Italia, non c'era via San Giovanni Bosco, lì c'era una cava già quasi tutta riempita, ma c'era una specie ancora di scivolo, andavamo da ragazzi a scivolare su un pezzo di lamiera. Un'altra ancora era per esempio in via Lombardia, dove adesso hanno fatto i palazzi al posto degli ex terreni della Marzorati, anche lì c'era una cava poi riempita, quindi terreni molto ghiaiosi, agricoltura poco valida, poco produttiva. In compenso, qui vicino a noi, Cernusco aveva da ben 400 anni un'agricoltura floridissima. Perché? Perché nel comune di Cernusco Asinario, poi cambiarono nome, io immagino insomma, che quelli di Carugate lo sfottò più frequente era, ma voi di Cernusco Asinario come vi chiamate? Noi siamo carugatesi, voi cosa siete? Quindi hanno cambiato nome poi. Cernusco Asinario, cosa succede? A metà 400 Francesco Sforza programma di far progettare ed eseguire il canale, il Naviglio Martesana, che parte dall'Adda e arriva fino a Milano, poi a Milano c'è tutta l'intersecazione con il Naviglio che arriva dal Ticino, poi si va giù a Pavia, insomma tutto un giro che poi durante gli anni 20 e 30 hanno coperto quasi tutto, ma poi vedremo una foto lì. Ecco, questo Naviglio porterà molti vantaggi, adesso leggeremo un pezzo di uno storico di Cernusco. Ecco, Brugherio non ne potrà usufruire perché, per il semplice fatto, passa vicino al nostro confine, ma Cernusco è alto circa 133 metri sul livello del mare, mediamente, Brugherio 144, 11 in più, nel 1400, ma anche fino all'800, non c'erano né le pompe elettriche né le pompe col motore a scoppio, quindi non si può dare l'acqua salita, quindi noi non abbiamo mai usufruito. A Cernusco invece cambia tutto con l'inaugurazione di questo canale, dove anche Leonardo da Vinci ha messo del suo. Sentiamo il nostro Pozzobon, caro amico, che è un fine dicitore, quindi racconta molto bene le testimonianze. Qui c'è una testimonianza di uno storico cernuschese, Monsignor Ghezzi, che dice cosa è successo a Cernusco. Un'era nuova per il nostro paese è segnata dallo scavo del Naviglio della Martesana. Aperte le comunicazioni con l'Adda, coi laghi di Lecco e di Como, col Cremonese e con l'Odigiano, e soprattutto con Milano. Non è a dire quanto dovesse aumentare lo scambio delle merci e quindi anche l'attività produttrice, senza notare che l'irrigazione migliorò d'un tratto le condizioni delle nostre terre, convertendole da sterili e ghiaiose in prati fertilissimi. Ecco, qui significa che quando io sento dire ma Cernusco, vuoi mettere il centro storico di Cernusco con quello di Brugherio? Beh, questi qui hanno avuto 400 anni più di noi di benessere, di agricoltura che rendeva, di commerci, prodotti che arrivavano
a Milano, poi vedremo in grande la prima fotografia, è proprio il porto di Milano, Piazza San Marco, quando c'era il laghetto, la chiesa è sulla sinistra, lo vedremo poi in grande, quindi vendevano, arrivava merci dalla Valtellina, arrivava... Cernusco era un posto produttore di prodotti agricoli ed era un porto di grandi commerci, quindi benessere, costruivano case gentilizie anche nel centro paese che si espandeva, questo 400, 300, 200 anni prima di noi. Noi come eravamo messi? Quando hanno fatto il comune avevamo Brugherio frazione di Monza con il suo piccolo centro storico attorno alla chiesa di allora, ma anche vicino al centro, per esempio l'attuale via Dante, una volta si chiamava via Vittorio Emanuele, beh, i vecchi brugheresi la chiamavano contrada di Buasch, termine onomatopeico che indica il rumore delle torte, delle mucche che cadono, perché proprio c'erano stalli, allevamenti di bestiame, qui in pieno centro, insomma, mentre a Cernusco c'erano già case nobiliari in centro, quindi non si può fare un paragone, ci sono 400 anni di storie di benessere differenti. Per di più là c'erano ville maestose, qualcuna ce n'era anche qua, c'erano delle ville antiche in giro, belle. Cernusco era tutta un'altra cosa già da allora. Poi guardiamo anche, non so, San Damiano, comune autonomo fino a quando è stato creato Brugherio, però piccolo, piccolo centro storico. Poi arriverà l'autostrada nel 28 che separerà definitivamente Baraggia. Noi siamo abituati a vederla collegata col Viale Santa Caterina. Il Viale Santa Caterina è stato fatto nel 50-51. Prima c'era una stradina di campagna tortuosa che passava radenti, adesso ai confini col Bennett. Allora non c'era ancora neanche il Marzotto, non c'era ancora la Villa Veladini, che è del primi del 900-910. Quindi sta strada, che quando passavano due carretti, uno, dovevano scendere tutte e due nel prato a fianco per passarci. Io me la ricordo ancora quella strada perché nel 51-52, quando è stata fatta il viale Santa Caterina, c'ero, quindi la conosco. Quindi Baraggia era un po' distante, comune autonomo anche lui, un discreto centro storico, ma un centro storico di comune di Cassina Baraggia, di una cascina, insomma. E non è che unendo questi comuni si uniscono i centri storici. Noi siamo una città policentrica, Moncucco. C'è la bella villa, c'è qualche cascina lì vicino, ma poi c'erano cascine sparse in giro. Quindi noi siamo una città policentrica, non si possono fare paragoni, improponibili, perché sono condizioni diverse. Le belle ville di Cernusco, per esempio, c'era la villa che poi chiamarono Villa Greppi, che l'avevo comprato. Il Greppi era l'appaltatore generale delle imposte di Maria Teresa d'Austria per questi territori, ricchissimo. Quindi la villa che si fa è ben altro rispetto a quelle che ci sono a Brugherio, pur bellissime. Poi c'è Villa Lari, l'arciduca Ferdinando d'Austria nel 1771 viene a visitare Cernusco, si innamora con questo bel naviglio che passa, avete presente le ville sul Brenta, ecco, insomma, possiamo fare un paragone, e decide di comprare Villa Lari per fare la villa arciducale, solo che gli Alari alzano il prezzo, la tirano in lungo, e lui sta lì, ci pensa poco, dà incarico al Pier Marini di fare la villa arciducale a Monza, via gli Austriaci arrivano i Savoia, diventa Villa Reale. Se gli Alari avessero abbassato il prezzo, la Villa Reale sarebbe stata Cernusco Villa Lari, magari ancora ingrandita. Però per dirvi a che livello si era già in questo posto. Ma quello che conta è che c'è una Villa Uboldo, sto ricco signore muore senza eredi, di testamento nel 1865, l'anno prima del comune di Brugherio, fa testamento e lascia tutto all'ospedale maggiore di Milano. Quello immediatamente trasforma in ospedale. Ecco perché a Cernusco c'è un ospedale e qui no. La storia è questa. Poi a Cernusco nel 1949 arrivano i Fatebene fratelli che comprano Villa Lari, gli altri avevano Villa Uboldo, l'ospedale, questi comprano Villa Lari, fanno l'ospedale psichiatrico. Noi avevamo invece per alcuni decenni Villa Fiorita, casa di cura per malattie nervose, perché quando gli ospiti sono ben granosi si usano gli eufemismi, quindi un ospedale psichiatrico, se pur piccolo,
malattie nervose. Per la verità, nella storia di Brugherio ci potrebbe essere anche un antico ospedale a Occhiate, però Occhiate entra a far parte del comune di Brugherio proprio nell'866, perché prima era Sesto. Anche lì c'era un ricovero per i pellegrini che funzionava anche di assistenza ospedaliera agli anziani e ai poveri, però si è perso nei secoli la notizia, non c'è più nulla. E a proposito di ospedali, vi mercate, Vicus Mercati, capitale della Martesana, del capoluogo del contado della Martesana, piccola capitale di una grossa fetta di territorio, nel 1100 non aveva un ospedale, ne aveva quattro, sempre ricovero per pellegrini, assistenza ospedale. Poi cosa succede? Che questo, nel 1500, uno di questi ospedali viene venduto all'ospedale maggiore di Milano, un altro viene affidato all'ospedale maggiore di Milano, e questo poi lo riaffida ai Trotti, dei nobili di Vimercate, c'è Palazzo Trotti, viene ingrandito, eccetera, eccetera, e poi nasce l'ospedale vecchio e poi quello nuovo. Quindi quando si dice Vimercate e Cernuscolo nell'ospedale, noi no. La storia è questa, non si può imputare agli amministratori di Brugherio del 1866 ad oggi di non aver fatto l'ospedale. Noi non abbiamo avuto nobili che lasciassero ville alla comunità, anche se dobbiamo dire ringraziamo gli Andreani, perché per esempio grazie al nostro Paolo con la mongolfiera abbiamo avuto un po' di gloria anche noi, abbiamo la villa Andreani Sormani adesso che è privata, abbiamo il tempietto, però il tempietto mica ce l'hanno regalato, l'abbiamo comprato come comune a fine anni 80 e l'abbiamo messo a restaurato, ma nessuno ce l'ha lasciato. Peraltro si può anche capire perché possiamo giustificare il Mario Andreani, quello del tempietto, che non ci ha lasciato nulla perché era tutto preso a spendere un sacco di soldi per coprire i debiti del suo fratello minore, il Paolo, l'aeronautica, che seminava debiti di gioco da tutte le parti prima, perché perdeva il gioco, in compenso vinceva l'inseguimento alle attrici e alle ballerine dell'epoca, altri debiti ancora di più di quelli di gioco, e il fratello Mario, lo zio Sormani intervenivano. Poi mise la testa a posto, quando cominciò a interessarsi approfonditamente di scienza, il periodo della mongolfiera, e poi un viaggio negli Stati Uniti, grandi studi. Tra l'altro, proprio un nostro concittadino, il giovane dottor Giuseppe Sardi, ha predisposto la tesi della sua seconda laurea proprio su questo personaggio, Paolo Andreani. Recandosi negli Stati Uniti, a Washington e a Filadelfia, perché l'Andreani, nelle sue visite, nei suoi diari di viaggio, tutte nel Nord America, era stato però ammesso a una famosa società molto, molto importante di quei tempi, quella di Filadelfia, con sede a Filadelfia, l'American Philosophical Society, che ancora vive e vegeta oggi. Ne fecero parte, per esempio, anche Newton, ne fece parte Edison, Pasteur, Einstein, Maria Curie, un chimico degli anni 50-60, Pauling, premio Nobel. E l'Andreani era stato ammesso per i suoi studi, non solo sulla mongolfiera, ma i suoi studi scientifici e sociologici su quei viaggi lì che ha fatto nel Nord America. Quindi a me è rimasta impressa una frase, per esempio, dei suoi viaggi, che è un po' la chiave di interpretazione di un certo mondo dell'epoca, 700, 800 e anche parte del 900. Lì in un villaggio gli chiedono: ma tu, nobile, cosa vuol dire? Che mestiere fai? Quanto prendi? Cos'è? No, dico, noi nobili non lavoriamo, noi consumiamo le rendite, altri travagliano per noi. Una frase che è la chiave di lettura più che tanti libri di economia, di sociologia dell'epoca. Comunque, veniamo a Brugherio. Anche dopo l'unificazione in un comune autonomo, in un unico comune autonomo, i rapporti fra la gente dei quartieri
insomma, c'è sempre diffidenza. C'era anche fino a pochi anni fa, quelli di Increa, quelli di Baragia, c'è un po' di diffidenza reciproca. Addirittura ci sono anche delle differenze fonetico-linguistiche. Per esempio, a Sant'Albino si dice Sant'Albin, alla francese, a Brughero diciamo Sant'Albin. Le scarpe, in dialetto brugherese, scarp. A Sant'Albino e Monzi, scorp. Da noi scorp è plurale di scorba, la cesta, la scorba, il plurale di scorp. La scorp sono le scarpe, per dire a 200, a 100 metri, anzi al confine, insomma, per dirvi. E sì che c'erano delle interazioni fra le varie, fra i vari paesi. Basta guardare il libro dei matrimoni, le spose sono spesso di fuori, cioè c'è movimento, la gente va in giro. Va in giro, ogni tanto ci sono anche delle risse. Per esempio c'è una testimonianza da Carugate, c'era la festa di Santa Marcellina, correvano da tutti i paesi vicini, e sentiamo lo storico Tornaghi cosa dice. Con i tempi di miseria e di ristrettezza economica che correvano, la festa di Santa Marcellina diventava occasione per un'allegra ricorrenza che allietava gli animi e rifocillava anche i corpi. Non poche, tuttavia, alle feste seguivano risse furiose tra gli abitanti di Carugate e quelli dei paesi vicini, a causa forse dei fumi del vino che abbondante scorreva in simili circostanze. Era giocoforza far intervenire dunque, durante lo svolgimento di queste sagre, i gendarmi per sedare tumulti e mantenere la calma. Una curiosità, i gendarmi a mezzogiorno erano rifocillati a spese del comune. È stata trovata una fattura dell'epoca, primo, secondo, salumi, vari, di tutto ha mangiato, ma il conto, la parte preponderante del conto, il 60% del conto era il vino. Si può immaginare quale ordine potessero tenere al pomeriggio dopo che avevano bevuti più di quelli che dovevano curare. Il comune nasce 18 anni dopo, quindi non il giorno dopo, 18 anni dopo, problemi ce ne sono, arriva una lettera scioccante al sindaco di allora. Il commissario prefettizi comunica questo al sindaco. Segnalo alla vostra signoria di inconvenienti che in fatto di pubblica igiene furono constatati nel comune di Brugherio nelle occasioni delle visite effettuatesi il 21 luglio 1883 dall'apposita commissione per gli studi sulla pellagra e che rendono necessari pronti ed opportuni provvedimenti. Le camere difettano di capacità, di aria e di luce, insufficienti e basse le stalle. Qualche corte è sprovvista di cisterna. Manca un pubblico granaio, per cui i contadini si trovano costretti a conservare il grano nella camera da letto, con pregiudizio così della salute loro. Anche nel comune di Brugherio sentasi il bisogno di provvedere alla costruzione di qualche forno economico, allo scopo di assicurare la buona confezione del pane, che i contadini mangiano mal cotto e senza sale, e spesso avariato. Riguardo alle case coloniche, lasciano molto a desiderare, perché insufficienti per spazio, luce ed aria. A Baragia, una famiglia composta di numero 15 persone si trova collocata in due stanze, una delle quali senza finestre. Nella cascina Noseda, una famiglia composta di 9 individui occupa una sola stanza, insufficiente per aria e luce. Nella corte Noseda, al numero 20, il pozzo è collocato in vicinanza delle latrine, per cui urge che sia tolto o l'uno o l'altro. Nella cascina Veladini, una famiglia composta di 6 individui sta in una stanza di 9 metri quadrati, umidi, a piano terra, senza piano superiore, e costretta sotto il portico delle stalle, le quali sono lì vicine.
Il pozzo è in prossimità del pollaio. In quasi tutte le case coloniche sonvi latrine scoperte sotto le finestre delle camere abitate e ciò è causa di costante infezione. Mi limiterò a richiamare severamente l'attenzione del municipio di Brugherio sul pessimo stato delle case coloniche. E però il signor sindaco si compiacerà di invitare i rispettivi proprietari a far attuare senza indugio le migliorie riconosciute indispensabili nella veste di pubblica igiene. I proprietari, i grandi proprietari terrieri, i nobili proprietari, non hanno mai fatto niente. Difatti qualche miglioria fatta non per gli uomini ma per i bacchi da sete, che erano molto delicati, quindi bisogna stare attenti, quindi qualche miglioria lì. Perché purtroppo questa è stata la realtà. Ecco, quando parliamo, vediamo oggi in Brugherio, dico, insomma, i progressi sono stati tanti, però all'epoca partivamo da queste condizioni, 150 anni fa. Questi casi non sono solo, alcuni sono casi limiti, però anche gli altri che di locali ne avevano due grandi, quello sopra e quello sotto, come quasi tutti i contadini, c'erano famiglie composte da 10, 13, 15 persone, nonni, e magari a volte anche due fratelli con le rispettive mogli, i figli a non finire, quindi il grande stanzone, divisori con una tenda tra i genitori, i figli maschi, i figli femmine, perché queste erano le condizioni del 90%, 95% di Brugherio. Poi c'erano alcune case nobili, perché sentiremo poi una relazione più precisa sulle condizioni generali del comune. Adesso, visto che stiamo parlando di sanità, ce n'è una curiosa. La signora Margherita, di 92 anni, un po' d'anni fa, quando ho rilasciato questa testimonianza alle amiche del Movimento Terza Età, leggo qui la maestra Sangalli Beretta, che è un'animatrice di questo, noi dobbiamo molto queste testimonianze, se no non ne avremmo avuto, avremmo avuto la storia addomesticata degli uffici stampa o non so di chi, insomma qui invece abbiamo le persone che, come hanno vissuto. Ecco, qui questa signora ci dice così. Margherita, 92 anni. Quando ero giovane, nessuna ragazza andava dal medico e se era indispensabile lo faceva di nascosto. Perché ricorrere al medico in età giovanile significava dichiarare di essere malate o deboli e quindi non adatte al matrimonio. Perché la giovane sposa attendeva una vita, tanti figli, ma soprattutto la casa da portare avanti. Non c'era la lavatrice, si lavava nella tinozza, anche se c'era qualche lavatoio in giro. Lì al bivio tra via Vittorio Veneto e viale Lombardia, all'angolo dove una volta c'era un bar che adesso è chiuso, dove c'è quella grande croce, che non è lì per ricordare il vecchissimo cimitero che c'era lì, quella croce lì è stata messa nel dopoguerra a seguito di una missione dei padri passionisti di Ro, quindi, però lì c'era il vecchissimo cimitero, però ecco, in quel buco lì sotto passa il canale che è stato coperto, poi riemerge avanti 100 metri andando verso sud. Lì c'era un grande lavatoio, nelle rogge si arrangiavano, però c'erano secchi, bucati a non finire, poi dovevano seguire la stalla, dovevano aiutare nei campi, dovevano seguire i bacchi da seta. A proposito dei bacchi, il paesaggio di Brugherio, l'avete visto anche col signore che faceva vedere i paesaggi, eravamo pieni di gelsi, di murun, adesso non ce ne sono più, però ne abbiamo conservati 5 in Piazza Roma, che non sembrano murun, perché sono alti e snelli. Lì dove c'è il Bar Roma ci sono quei tavolini all'aperto, proprio in fianco all'aula consigliare, indietro. Sono 5 gelsi. Noi siamo abituati a vederli quelli che continuano a tagliare per portare da mangiare i bachi da seta, no? Quindi restano capitozzati, si fanno forti, sembrano dei palestrati, no? Mentre qui in piazza sono alti, ce ne accorgiamo che sono gelsi quando cadono le more, i mucui. Ecco, comunque li abbiamo
a memoria dei tempi che furono. Ma dicevo, la donna se invece andava a lavorare, a fare la filandiera, lavoro pesante tante ore, poi comunque i figli a casa, a volte poi li tenevano a casa quando erano troppi i figli, però erano sempre loro in casa. Quindi il dimostrare che si era presumibilmente deboli e allontanava il matrimonio. Tragico, ma è così. Ma ritorniamo ai nostri appartamenti di allora, se così possiamo chiamare. L'acqua potabile non c'era a Brugherio, è arrivata diffusa negli anni 50. Come facevano? Pompe a mano, nel cortile c'era la pompa e si andava a tirar giù l'acqua, il secchio in casa. Le case più ricche, o anche negli anni 50, prima ancora che mettessero, che diffondessero l'acqua potabile, c'era la pompa in cantina, poi andava su in solaio dove c'era un recipiente, poi veniva a caduta, quindi c'era l'acqua corrente in casa, ma era sempre qualcuno, poi cominciò a mettere le pompe elettriche. Le fogne hanno cominciato ad esserci diffuse negli anni 50, anche questa. Prima c'erano le vasche di raccolta, non sempre erano impermeabili, quindi inquinavano l'acqua dei pozzi vicini. A proposito di vasche, c'era un personaggio qui a Brugherio, ma poi le vasche andavano svuotate, no? C'era la bonza della ganga che serviva ai contadini poi per innaffiare e concimare i campi. Adesso l'hanno proibito, ma una volta serviva. C'era un personaggio, non so come si chiamasse di nome e cognome, anzi se anche lo sapesse non li direi, che era soprannominato il Draghetto. Sempre ciuco sversato, la sua bonza andava a svuotare le cisterne, ma tutti ricorrevano a lui perché aveva una particolarità, sapeva riconoscere quando era il punto giusto che non danneggiava le verdure, ma concimava bene. Probabilmente aveva un dono per conoscere l'acidità giusta, però intingeva un dito e l'assaggiava. Credo fosse l'unico sommelier di ganga del mondo. Non aveva mai niente, perché probabilmente i batteri si scontravano con litri di alcol circolanti e quindi tutto andava a posto. Era un tipico personaggio di Brughesi, il Draghetto. Qualche vecchio brugherese, qui non ne vedo di vecchi brugheresi, siete tutti più giovani di me, ma l'abbiamo visto noi questo personaggio. Quindi, poi ritorniamo sempre ai problemi sanitari, le toilette. Giustamente le chiamano latrine qui, beh, il termine appropriato può non piacere, ma è questo. C'erano nei cortili, perché nelle case poi operai, quelli con la ringhiera, di solito sul ballatoio ce n'era qualcuno, nei cortili ce n'erano in basso, nei cortili più fortunati magari ce n'era uno per famiglia, ma quasi tutti servivano a più famiglie. Ma voi, a parte l'igiene, perché bisognava prendere il secchio d'acqua, eccetera, eccetera, ma me lo immaginate d'inverno attraversare il cortile, perché sì, nella casa di notte c'erano i pitali, insomma, inutile che ce lo nascondiamo, ma di giorno soprattutto scendere, mettere il cappotto d'inverno, attraversare il cortile, trovarlo occupato, tornare indietro quando era libero, attaccare su, sembra la barzelletta dei gabinetti siberiani che costano di due aste appuntite, uno da mettere nella neve per attaccare il paletò e l'altro per tenere lontani i lupi. Ecco, la gente che abitava in queste condizioni, e ancora negli anni 50 ne avevamo, ma vi immaginate il desiderio subito dopo la guerra di avere una casa decente, abbandonare, perché i proprietari non hanno fatto mai nulla, tant'è che a Baraggio crollavano i cortili, poi la gente li lasciava libero perché prendeva la casa in cooperativa o la comprava, perché nel frattempo c'erano stati gli stabilimenti, andavano a lavorare, potevano anche farsi il mutuo, la gente fuggiva, le case crollavano, si incendiavano, non erano più recuperabili, poi si facevano i piani di recupero, però dove erano andati giù c'è poco da fare, non si possono spendere, il padrone del posto non può spendere più di tanto per fare un restauro di che cosa, di una casa fatta su con sabbia e poco cemento, quindi, però è stato mantenuto il possibile. C'è una relazione economica che il comune d'allora faceva tutti gli anni alla prefettura, è dell'895, quindi
29 anni dopo la costituzione del Comune. Sinteticamente, dalla parte economica, ecco cosa dice. Notizie economiche. Comune rurale, con pochi operai e pochissime persone del ceto medio ed agiato. I raccolti sono frumento, melgone, bozzoli, fagioli, patate. Le poche ville, quasi tutte disabitate. Gli stabilimenti serici, tutti di poca entità, e vi lavorano donne e fanciulle delle famiglie contadine. Mezzi di nutrizione usati nel comune. Pane di grano turco, polenta, pane di frumento misto, riso e pasta conditi con lardo. Carne solo nelle solennità e vino poco, da parte degli uomini, e solo nei dì festivi. La terra che i contadini coltivavano è coltivano di loro proprietà, ma appartiene a famiglie per la massima parte residenti a Milano. Ecco, questa era la situazione, quindi poche persone agiate, i nobili residevano non a Brugheri, al massimo avevano la villa qua, per la villa di Delizia, però qui dice già le ville ormai disabitate, tranne Villa ex Andreani, ora Sormani, perché gli eredi, gli Andreani, sono morti senza eredi e quindi hanno ereditato tutti i cugini Sormani. Ecco, questa fino a fine Novecento è stata abitata perché la contessa Sormani era dama di compagnia della regina Margherita e ogni tanto, quando i reali erano nella Villa Reale di Monza, d'estate soprattutto, invitava qui a pranzo e a messa nella loro cappella il tempietto di Moncucco Re Umberto e la regina Margherita, ma dopo l'assassinio nel Novecento non c'è stata più questo, la villa è stata chiusa anche questa, venduta. Ora, qui cominciano le famiglie contadine a far qualcosa d'altro, perché la vita contadina non è sufficiente per sfamare tutte le bocche. C'è qui la testimonianza di una famiglia dove il nonno fa un sacco di mestieri oltre al contadino, arrotonda con mille altre cose, e i figli cominciano a mandarli a fare i garzoni dal sarto, dal fabbro, dal falegname, e comincia un po' l'artigianato professionale. Sentiamo la testimonianza di Angela. Il nonno, per mantenere la sua numerosa famiglia, non si limitava al lavoro di contadino, ma ne svolgeva altri occasionali. Lucidava i pavimenti delle case signorili di Monza, faceva il magazziniere presso il signor Dossi, che commerciava in granaglie, settacciava il frumento per il fattore di Baraggia, ed inverno costruiva sedie, sgabelli, attrezzi da lavoro, suppellettili e scope di saggina. Anche la bisnonna Luisa, che visse sempre coi nonni, fu di grande aiuto. Io non l'ho conosciuta, ma mia nonna Mariette mi diceva che non stava mai ferma. Filava la lana con la rocca e il fuso, confezionava a mano le camicie per gli uomini, curava i nipotini, aiutava nella cura della stalla e degli animali e per guadagnare qualche cosa prendeva a baglia i bambini di altre famiglie. Anche i figli, a 9 anni, appena terminata la scuola, andavano tutti a fare il garzone nelle botteghe degli artigiani e le figlie dalle sarte a imparare il mestiere. Tutti dovevano collaborare. La famiglia era una piccola azienda con alla base un forte senso di solidarietà. Grazie a questo spirito e alla fiducia nella provvidenza, come amava ripetere nonna Mariette, donna tranquilla e di profonda fede, il cibo non mancò mai, anche se era sempre lo stesso. Pumià al mattino, con latte, se c'era, minestra a mezzogiorno con del riso, polenta la sera. In quaresima, per tutti i 40 giorni, il cibo era condito con l'olio da ravizzone. C'erano le grasse spole di lardo appese,
ma non si toccavano. L'olio di oliva non l'abbiamo mai visto. E quando zio Cesare, che lavorava alla centrale elettrica di Oneglia, ne portava una bottiglia, la si usava per il zio Togni, che era malà, o per le nuore, quando avevano i bambini. Anche del miele che il nonno raccoglieva dalle sue arnie se ne teneva da una parte per le malattie. E quando qualche mamma veniva a chiederlo per il bambino malato dal Madal Group, la difterite, il nonno gliene regalava un bicchiere. Era un grand'uomo. Al mattino si alzava molto presto e, accudite le bestie nella stalla, al suono dell'Ave Maria si avviava alla messa. Tutti i giorni e con qualsiasi tempo. E alla sera, finita la cena, faceva un cenno e nonna Mariette toglieva dal gancio sotto l'altarino del Sacro Cuore la corona. Tutti si fermavano, grandi e piccoli, e in religioso silenzio e atteggiamento si recitava il rosario. Ecco, il digiuno, ma soprattutto il magro durante la Quaresima, non toccare le spole di lardo, aumentava certamente la salute dell'anima e diminuiva il colesterolo. Ecco, leggiamo che lo zio lavorava alla centrale elettrica di Oneglia, ecco perché portava l'olio, perché cominciava un po' di emigrazione in giro. C'erano addirittura delle filandiere, delle bambine, delle ragazzine che andavano in filanda a Valmadrera, ogni 15 giorni andavano su quel carretto i parenti a fare il cambio d'abito e stavano là nella stagione. E alcune filandiere a Mendrisio e Svizzera stavano anche lì mesi e mesi, e pare che fossero contente perché quantomeno avevano da mangiare e guadagnavano qualcosa. Ma cominciò anche l'emigrazione all'estero. Francia, Svizzera e Germania facevano gli uomini sterratori, minatori, mandavano soldi alle famiglie e dopo un po' d'anni ritornavano. Ma ci fu anche emigrazione in America, soprattutto nell'America meridionale, Brasile, Messico. Nel 95, quindi il comune, quasi 30 anni dopo la formazione del comune, partì da Genova per San Paolo, partirono 110 persone di Brugherio. Di molte poi si persero notizie. Non c'era internet, non ci sono i telefoni nei telefonini, c'era analfabetismo e le guerre, le comunicazioni, per cui di molti si sono perse notizie. Arrivò al comune, al sindaco, un'altra nota del sottoprefetto di Monza nell'82 che metteva in guardia, bisognava avvisare i suoi cittadini che attenzione che sono in giro dei mezzi imbroglioni, un certo Giuseppe Falcheri stava reclutando e facendo firmare contratti dalla gente. Ecco cosa diceva la lettera. Risulta infatti che gli emigranti sarebbero impiegati nelle costruzioni ferroviarie con una mercede giornaliera non superiore a 2 reali, somma che corrisponde a poco più di una lira. Era il salario normale di un operaio di basso livello anche qui. Il territorio sul quale dovrebbe essere costruita la linea ferroviaria è posto in un clima tropicale ed è di natura umida e maremmana, per cui la mortalità negli adulti non potrebbe essere inferiore ad un terzo fra gli emigranti. È necessario quindi che la signoria vostra, di quanto sopra, renda informati tutti quelli dei suoi amministrati che, sedotti dalle solite fallaci promesse, senza il minimo dubbio si affidassero a tali pratiche migratorie, perché correrebbero incontro a certa rovina. Ma vi sono altri problemi che riguardano il nuovo comune. Problema della scuola e dell'asilo, ma qui non lo tocco perché la maestra l'Anna Sangalli Beretta e la maestra Bonalumi hanno, credo, completato una bellissima ricerca sulla scuola a Brugherio e quindi staremo a sentire quella quando sarà il momento, è inutile poi sovrapporsi o ripetere. Così
mentre dirò due parole poi della scuola di disegno festivo aperta nel 1910, perché qui c'entra molto con l'artigianato professionale. Ne parlerò delle lotte sindacali, né compresi quelli della Lega Contadina, che migliorarono non solo le condizioni, ma anche i contratti dei contadini, che passarono finalmente a pagare l'affitto in soldi e non in raccolto, perché parte del raccolto, quando andava male, i padroni pretendevano tutto lo stesso ed erano grossi guai per i contadini né delle casse rurali, perché sono argomento che se no non riusciamo a starci un'ora e mezza. I corsi che ho fatto all'Università della Terza durano 120 ore, qui non possiamo, seppur per un periodo limitato, in un'ora e mezza, due, far tutto. Come viveva la gente, le cose più importanti, gli avvenimenti più importanti in questo borgo agricolo che era ancora Brugherio allora. Ecco, prendiamo due esempi, per esempio il matrimonio. Prima della Prima Guerra Mondiale, quindi siamo agli inizi nel Novecento, gente nata in pieno Ottocento, e poi un altro esempio invece con un reduce della guerra del 15-18. La guerra del 15-18, 108 morti soldati di Brugherio, la seconda invece 45 più 24 dispersi, più la guerra di liberazione, però quest'anno è il centesimo della guerra, la Prima Guerra Mondiale, il settantesimo della guerra di liberazione, già fanno delle riunioni su questo tema, quindi non li tocco perché ce ne sono di migliori, sia dall'AMPI sia da altri organismi storici. Vediamo un tizio che si sposa nel 1909, era nato nel 1885, Carlo, vediamo cosa racconta. Mi sposai a 24 anni, nel gennaio del 1909. Mia moglie, ricchetta dal Carlin, povera come me, era riuscita a farsi un vestito nuovo, ma non le scarpe. Calzava un paio di cibrette nere. Niente pranzo di nozze, perché non c'erano i soldi. In compenso riuscimmo a fare il viaggio di nozze a Milano da mio cugino, che ci offrì da bere. Ecco, spero abbia offerto almeno il rosolio alla sposa e il vino allo sposo e non un bicchiere d'acqua. Credo che Papa Francesco e il Presidente nostro della Repubblica, che sono dei condivisori della sobrietà, fanno loro stesso giudicheranno sicuramente eccessivo la sobrietà di questo matrimonio, di questo viaggio di nozze. Credo siano andati col tram, con le gambe di legno, perché esisteva già, perché se fossero fatte anche a piedi mi sembra eccessivo, quindi avranno certamente preso il tram per andare a bere un bicchierino di rosolio, un bicchiere di vino e vedere un po' Milano. Un altro, la sposa che deve sposare un reduce della Prima Guerra Mondiale, Eva, classe 1898, altra bellissima testimonianza raccolta del movimento Terza Età. Quella mattina, appena l'ho visto, non mi piaceva più. E lo disse a mia sorella Lisa. Miel ma pias più, al spusi no, al veri no. Cos'era successo? Era successo che il vestito nuovo dello sposo, fatto su misura dal cugino con la stoffa regalata dal comune a tutti i giovani reduci dalla guerra, lo faceva sembrare così goffo che non riconoscevo in lui il bel giovanotto che mi aveva fatto impallidire dall'emozione quando lo vidi al ritorno dalla guerra. Ora avevo davanti un uomo vestito di scuro, con una giacca larga e senza forma. Inutilmente la sua mamma Rusin aveva cercato di restringere, e i pantaloni lunghi di cavallo e corti di gamba gli davano un aspetto da vecchio, e pensare che io mi ero fatto un bel vestitino di lanetta beige con due pieghe sulla gonna e il corpetto ricamato, e avevo ondulato i capelli col ferro scaldato sul fuoco. L'abito non fa il monaco, però aiuta. Devo dire, per
per cronaca, che il matrimonio fu felice, lietato da molti figli, anche perché presumibilmente quella sera per andare a letto si sarà pur torto quei maledetti pantaloni, quindi tutto si è risolto. Vediamo dopo il matrimonio una maternità. Ecco, questo esempio non vale solo per fine 800, inizio 900, vale anche nel primissimo seconda guerra mondiale, anni 40, perché allora, io stesso sono nato nel 42, sono nato a Brugherio, allora non si andava all'ospedale di Monza o a Milano o a Bimercate per nascere, veniva la levatrice, la Cumà, in casa, e tranne i casi eccezionali in cui dovevano chiamare il medico, ma era normale. Quindi vediamo come avvenivano, cosa avveniva nelle famiglie, la testimonianza di Pina, sentiamo. Io non mi accorgevo quando mia mamma era in attesa. Tutto ad un tratto mi vedevo capitare lì, chissà da dove, un bambino avvolto in fasce. E sì che ero la maggiore di ben 9 fratelli. Quando nacque Yolanda avevo 16 anni. Andavo a lavorare in tessitura e a mezzogiorno tornavo per il pranzo. Quel giorno, entrando in cucina, vidi mio padre vicino al fuoco che stava preparando la solita minestra. E allora gli chiesi dove fosse la mamma. «È in camera, perché ha il mal di denti», mi rispose pronto. «Bah, pensavo io, è così forte il mal di denti da rimanere in camera». Non feci in tempo a finire il pensiero che arrivò in cucina una donna del cortile e mi mise fra le braccia una bambina. Già altre volte il mal di denti di mia madre era associato alla nascita di un figlio. Ricordo una sera, eravamo già tutti a letto, quando mio padre ci svegliò di fretta e ci fece scendere in cucina perché la mamma aveva il mal di denti. Ma perché cercai di protestare? Non scende la mamma in cucina invece di tutti noi? Mio padre mi zittì con lo sguardo. Quella notte nacque mio fratello Pierino. La maternità era vissuta con molto pudore, con eccessivo pudore. Ecco, adesso chiamano i mariti in sala parto, allora era così. C'è anche famiglie dove cominciano a non voler più fare il contadino. Ecco una famiglia dove si parla dei fratelli, nessuno dei quali fa il contadino. Sentiamo. Nessuno di loro fece il contadino. Luigi era muratore, Carlo sarto, e nel 1918 morì di spagnola. Giuseppe lavorava alle ferriere Falk, eppure Camillo, che morì per un incidente sul lavoro. Lo zio Mario prima lavorò in un cappellificio a Monza e mi portava a casa dei cappellini di feltro che foderavo ed arricchivo con nastri. Quando ci fu la crisi del settore, andò alla Marelli, dove imparò a fare gli avvolgimenti elettrici dei motori. Poi si mise in proprio. Era un ragazzo intelligente e gli piaceva leggere. Non so dove andasse a prendere tutti quei libri. La biblioteca non c'era. Qui evidentemente cominciano a esserci stabilimenti in giro. Infatti cominciamo a vedere la situazione a Brugherio. Ho dei dati del 1916, quando avevamo 7.000 abitanti, di botteghe artigiane locali, c'erano 7 fabbriche, 10 falegnami, con anche parecchi dipendenti. Brugherio si specializzava nei serramenti. Più tardi ci sarebbe stato un grosso mobilificio, lì dove c'è adesso vicino il ponte dell'autostrada, dove c'era una volta la Barzaghi, il Citrosile, adesso è pieno di aziendine. Prima, dove c'è quella torretta che si vede vicino all'autostrada, c'era il Mora, facevano mobili, poi subentrò la Barzaghi. Quindi c'erano 10 falegnami. Già 9 anni dopo erano diventati 17 i fabbri, quindi più che raddoppiati, e 28 i falegnami. C'erano anche 5 capomastri, 2 banche, 21 osterie, il resto tutti i contadini, anche se c'erano anche poi 2 artisti, 4 artisti, 2 suonatori di fisarmonica,
probabilmente andavano in giro a suonare a chiedere l'elemosina, ecco, non credo facessero concerti. Addirittura due con un organetto, l'organetto là si limitavano a girare la manovella, non è che suonassero, però venivano contati come se avessero delle attività economiche. Ecco, cos'era successo anche questa esplosione di aziende artigiane nel campo, per esempio, della falegnameria specializzata nei seramenti? Intanto nel 1903 a Brugherio era arrivata l'energia elettrica. Pensate che in alcune cascine arriverà nel 1950. Uno dei motivi, per esempio, nel 1962 della nazionalizzazione dell'energia elettrica col primo governo di centrosinistra era questo, che quando l'energia elettrica dei privati, questi non avevano nessun interesse a portare l'energia elettrica nelle case rurali, era antieconomico spendere per quegli impianti, per pochi consumi. Nel 1908 il papà della maestra Tina Magni, che aveva un'officinetta, fece il primo tornio elettrico utilizzando l'elettricità per far viaggiare i torni e soprattutto riuscì a costruire una macchina per la lavorazione del legno, per lavorazione multiple, che chiamò Ideal, la brevettò, prese anche dei premi alle varie esposizioni, fu addirittura acquistata dall'esercito durante la guerra del 15-18 per i carri officina, perché questa macchina permette un sacco di lavorazione sul legno, e fu anche questa a dettare lo sviluppo delle aziende brugherese in quel settore. Un altro pensiero bisogna farlo per la scuola festiva di disegno, perché la gente cominciava ad accorgersi che bisognava studiare un po', soprattutto gli artigiani, aver lì i ragazzi che provenivano da una famiglia contadina, che avevano fatto la terza elementare, insomma, con le macchine bisognava cominciare a studiare qualcosa. Avete visto anche quello di prima, che si è messo in proprio con i motori elettrici, aveva molti libri, studiava. Ecco, questa qui nasce la scuola festiva di disegno, ad opera della società di mutuo soccorso, locale che lo dà il comune gratuitamente. Non era stata certo una delle prime. A Monza la scuola festiva e la scuola serale c'era già da 50 anni, nel 1861 c'era già, poi arrivarono a Monza gli artigianelli, quella della congregazione dei pavoniani, no? Fondata da Don Pavoni, sono organizzatissimi già da allora, tanta esperienza. Io 2 anni fa sono andato, perché da quando sono in pensione mi chiamano a fare il presidente di commissione d'esame nei vari centri di formazione professionale, sono stato proprio lì agli artigianelli a Milano, dove c'hanno anche la casa editrice Ancora, di quei laboratori, di quei macchinari che sono la fine del mondo, facevano già gli esperimenti sul tridimensionale, sulle stampanti tridimensionali, per dire. Quindi qui nasce, seppur con 50 anni di ritardo, questa scuola festiva di disegno. Perché di disegno? Perché bisognava cominciare a capire dal disegno cosa si realizzava, comprendere, non solo eseguire. Bisognava cominciare a capire il funzionamento delle macchine, a leggere gli usi, il manuale d'uso e manutenzione. Bisognava eseguire, non solo col paraocchi. Bisognava progettare il studio della lavorazione, il ciclo di lavoro, la qualità, la precisione, le tolleranze, insomma. L'intuizione anche degli artigiani locali che si prestavano come insegnanti gratuite è stata una grande intuizione, perché abbiamo recuperato in pochi anni questo. Per esempio a Sesto c'era già nel 1877, poi arrivò il grosso centro dei salesiani. Ecco, quella scuola poi andò avanti, divenne una civica scuola serale di disegno, poi negli anni 60 venne potenziata mettendo anche elettrotecnica, poi nel 72 subentrò la Fondazione Clerici. Perché? Perché nel 70 ci furono le regioni, la legge regionale promossa dall'allora assessore Azzon, che era all'avanguardia su queste cose, istituì non solo il pluralismo nelle istituzioni, ma il pluralismo delle istituzioni, perché qui c'erano i salesiani, gli artigianelli, le acle, i lenai, che già facevano da anni, da secoli i salesiani, da un secolo e più, questi corsi d'addestramento prima e formazione poi, e quindi diede la possibilità alla Fondazione Clerici. Il comune si sgravò di una spesa, anche perché gli insegnanti
erano una forma di semivolontariato, insomma. E qui esplose, corsi di meccanica, di elettrotecnica, elettronica, corsi di alfabetizzazione, corsi per la terza media, perché a quei tempi molti immigrati non avevano, la terza media non era ancora scuola dell'obbligo, diventò scuola dell'obbligo successivamente, ma molti non l'avevano ancora. E quindi quando parleranno della ricerca delle scuole, siccome questa non è scuola del sistema pubblico istruzione, se vorranno aggiungere in parallelo la storia che parte dalla prima scuola festiva e arriva ai giorni nostri, sono disponibile anch'io. Torniamo però indietro al... Adesso vedremo un po' di fotografie. Ai primi stabilimenti che cominciavano ad arrivare. Tenete presente che Brugherio aveva delle filande che però pian piano cominciavano ad andare a scomparire. Ecco, la prima fotografia non c'entra con le fabbriche, ma c'entra col discorso del naviglio, del perché c'è uno... Questo è il porto di Piazza San Marco, questa qui, la chiesa è sulla sinistra, non si vede. Poi coprirono tutto e lì c'era il porto di Milano, da Cernusco, arrivavano coi prodotti in centro Milano a vendere gli ortaggi, per esempio, a consegnare, per dirti, le vie d'acque di allora. La numero due è una falegnameria di Brugherio, ai primi del secolo, è la falegnameria Teruzzi. Ecco, mi metto in fianco. Mi abbasso per far vedere. La terza è lo stabilimento Gibellini a San Damiano. L'ingegner Gibellini arriva qui nel 1920, parte con 20 operai e arriva a 400. Cosa fanno? Fanno materiali isolanti per l'elettrotecnica. Stava nascendo l'industria elettrotecnica, c'era la bachelite all'inizio. Successivamente verrà occupato dalla Pirelli Sapsa e dalla Pirelli. Poi vedremo negli anni 50-60 quanti operai, vedremo dopo la lista. Adesso vediamo i primi stabilimenti. E poi nel 23 avanti arriva la Bertani. La Bertani dura poco, purtroppo. Facevano tessuti, ma c'era la concorrenza francese, tessuti elegantissimi, la moda francese. Loro chiedono delle protezioni doganali per poter vendere in Italia o per poter mettere le tasse alle importazioni dei tessuti francesi, non glielo concedono, nel 1930 fallisce, chiude, 365 operai, 20 impiegati sul lastrico. Per fortuna, fermiamoci ancora qui, arriva la Marzotto e questo è in parte lo stabilimento Marzotto, soprattutto la zona Capannoni, che è ancora quella del Bennett, perché se nella parte iniziale del Bennett, non la galleria dentro, se ci fate caso, i tetti e i pilastri che ci sono dentro sono ancora quelli lì, perché sono in buonissimo stato, poi è stato arricchito tutto attorno, allungato, allargato. Quindi per fortuna arriva la Marzotto. Tra l'altro, la sì, questa è la provinciale, sì, sono... Nella Marzotto diventarono le palazzine degli impiegati. Non c'era ancora nel 23, non c'era ancora l'autostrada, quindi non si vede la divisa muraglia con San Damiano. Insomma. Marzotto arriva e si porta anche un po' di maestranze, i dirigenti, i capi reparto, la gente, e costruisce il villaggio Marzotto, perché gli dà la casa, questi qui, quella in via Virgilio. Oggi sono stati venduti. Negli anni 50, quando sarà fatto il viale Santa Caterina, in fianco a Santa Caterina, fa anche le opere sociali, asilo nido e altre cose. Era previsto anche una specie di casa di riposo, ma che non entrò mai in funzione. Anche perché poi il Marzotto, 1100 dipendenti, ma fluttuante, arrivava una crisi, licenziava, stavano a casa, non c'era la cassa integrazione.
poi riprendeva a vendere, vinceva magari qualche grande appalto, che sono le coperte dell'esercito, le divise, e allora riprendeva. Poi vedremo la testimonianza di una signora che ha girato in Marzotto, la rista, ha girato un po' tutto, per, la vedremo, sarà molto interessante. Ma gli stabilimenti non erano solo a Brugherio, adesso lasciamo pure quella, ci fermiamo per un attimo con le fotografie, andiamo avanti. Ma a parte gli stabilimenti qui a Brugherio che stanno nascendo, ci sono gli stabilimenti di Monza, i cappellifici che però sono già in fase discendente, ma le filande, a Brugherio ci sono ancora i Santini, quella di Baraggia, quella di Moncucco, però anche lì cominciano oramai ad avere meno lavoro, la Radaelli per esempio a Monza invece va, la Fossati e Lamperti e il Cederna, Cederna grandissima, andavano in molti da Brugherio le Cederna, ragazzine, fanciulle, zoccoli che spesso si toglievano per non consumarle d'estate, ovviamente d'inverno no, per fortuna, a piedi per esempio da Brugherio, da Baraggia, a piedi, insomma non era proprio una passeggiata, andare a Cederna, ma tutte le mattine, tutte le sere, più 10-12 ore di lavoro, insomma ve li raccomando. A Sesto e a Milano, l'Ercole Marelli, 1891, nasce lo stabilimento, poi da una costola assieme alla Fiat nasce la Magneti Marelli per accessori e parti dei motori delle automobili. La Falck, che qui arriva nel 1910, siderurgia. La Breda, siderurgia, meccanica ferroviaria, l'Isotta Fraschini, l'Innocenti, la CGE e così via. E la gente lavora anche in queste, mentre le filande a Brugherio cominciano con la parabola discendente. Vediamo adesso la testimonianza di una di queste operaie che gira il suo curriculum, eccolo qui narrato molto bene, Luigia, leggiamo. Cominciai a guadagnarmi il pane quotidiano all'età di 11 anni. Terminata infatti la quinta elementare, in attesa del libretto di lavoro, andai dagli ortolani di Carugate a prestare la mia opera. Strappavo l'erba che cresceva in mezzo alla verdura, zappavo la terra per aerarla, coglievo, secondo la stagione, fagioli, fagiolini, zucchine, pomodori, lavavo la verdura e ordinatamente la diponevo nelle cassette per l'avvio ai mercati generali. Ecco, qui bisogna dire che Carugate, qui abbiamo già il canale Villoresi, perché prima del canale Villoresi Carugate non produceva questo tipo intensivo. Cernusco sì, tant'è che a Brugherio, quando un ragazzo non voleva studiare, gli si diceva guarda Catamandin di Urtulanda Cernusc a fare questo lavoro. Perché? Perché lì c'era già da secoli questa roba qui. Questa invece andava a Carugate, perché anche a Carugate avevano cominciato a fornire i mercati generali. A Brugherio non è mai successo, perché gli appezzamenti erano piccoli, era un'agricoltura di sopravvivenza, le verdure servivano per l'orto e per parte per dare al padrone del terreno, ma non ne producevano in quantità tali da mandarle ai mercati generali. Andiamo avanti. A 14 anni fui assunta come apprendista al reparto Menda del lanificio Marzotto. Trovai un ambiente amichevole, sereno, si lavorava alacremente, ma non mancavano momenti di allegria. Verso la fine degli anni 50, in seguito alla crisi che colpì la ditta, fui licenziata. Trovai lavoro alla Brianzola, in via Dante, ma quando seppi che alla tessitura Rista cercavano rammendatrici, presentai la domanda e fui assunta. Rispetto alla ditta Marzotto era un altro ambiente. C'era più severità da parte dei dirigenti. Non si poteva alzare la testa dal lavoro. Io conoscevo le persone dalle scarpe che calzavano. Si lavorava 10-12 ore al giorno, tutta la giornata di sabato e la domenica dalle 6 alle 12.
Per me, che ero sposata e avevo a carico mio padre perché mia madre era morta, furono anni di grandi sacrifici. Anche la Rista entrò in crisi ed io fui licenziata. Ritornai di nuovo alla Marzotto, che, superata la crisi aziendale, aveva ripreso appieno l'attività. Nel 58 ebbi mia figlia. Dopo il periodo di maternità, riuscii a rimanere a casa fino a 9 mesi dopo la sua nascita, usufruendo del sussidio di disoccupazione, affidai la piccola ad una balia e ripresi il lavoro. Quando la bimba ebbe 2 anni, decisi di portarla al nido della ditta. Vi arrivavo sempre di corsa, con la piccola sul sellino della bicicletta, e non avevo mai il tempo di coccolarla un po' prima di affidarla a suora Assunta. Lei me la prendeva in braccio con tanto affetto, le parlava, la rasserenava e cercava di non farle pesare il mio distacco. Il nido era gratuito e il nido Marzotto per le dipendenti era gratuito ed era gestito dalle suore salesiane. Nel 1962 Marzotto cessò l'attività ed io mi trovai ancora nelle condizioni di dover cercare lavoro. Fui assunta di nuovo alla Rista e vi rimasi fino alla chiusura di quest'altro stabilimento. Non avevo ancora raggiunto l'età della pensione, per cui fu gioco forza rimettermi nel circuito lavorativo. Entrai in una conceria di pelli a Monza. Il passaggio fu brusco, da un lavoro di rammendatrice impegnativo ma pulito ad uno più facile ma nauseante. Resistetti circa 1 anno come conciatrice e poi mi licenziai. Ripresi il mio lavoro di rammendatrice presso un laboratorio di conoscenti che lavoravano a domicilio per conto di uno stabilimento di tessitura. Comincia il terzismo, cioè il lavoro per conto terzi. Credo che sarà stato in nero sicuramente il lavoro a domicilio. Nel 1936, poco prima della guerra, abbiamo una situazione tale per cui possiamo già dire che il borgo agricolo è industriale. Abbiamo 213 commercianti, 200 circa agricoltori, 247 artigiani e 4.124 lavoratori dell'industria. Le persone del borgo, dell'ex borgo agricolo, sono oramai lavoratori dell'industria in grandissima maggioranza. Cosa succede anche qui? Arrivano tutte queste aziende, nascono di piccole, molte piccole fabbriche, il posto di lavoro permette uno stipendio, anche se non è sicurissimo, però insomma si possono far studiare i figli finalmente, si può fare il mutuo per la casa, anche se cominciano ad arrivare gli immigrati, però tutto si blocca perché poi c'è la guerra. Si riprende nel dopoguerra, con anche la grande immigrazione dal sud, e le case, si costruiscono case perché la gente vuole case, perché in queste famiglie di 10-11 figli si sposano, bisogna andare a casa, cosa fanno? O emigrano nei paesi vicini, o vogliono stare nel loro paese, hanno bisogno della casa, perché la situazione casa, quando si fanno per esempio piani regolatori, uno degli indici è il bisogno di case. Se uno abitano in 6, in 3 locali, in 2 locali, si presuppone che man mano che cresce anche il tenore di vita, abbiamo bisogno poi anche dei doppi servizi. Nascono le cooperative e Brugherio comincia ad espandersi. Nel 60 l'industrializzazione è completa, c'è un elenco lunghissimo, sono quasi 120 aziende Brugherio tra artigiane grosse. Ne leggiamo qualcuna delle grosse, perché bisogna ricordare anche più piccole, ma tipo l'Airoto 40 dipendenti, l'Alfagomma 84, la Bertuzzi Centro, la Bonalumi, che è una ditta, cito questa, di serramenti, falegnameria, ben 43 dipendenti, quindi non sono laboratorietti, continua la produzione di serramenti a Brugherio, c'è una trentina di ditte artigiane del legno.
la Marzotto se ne va, ma arriva la Candi, che nel periodo d'oro ha 1200 dipendenti. La Colver 95 fanno le vernici, la Connecticut 36, ma soprattutto la GVD oltre 50, l'industria ambrosiana, l'industria Barzaghi 130, il Citrosil perché era uno dei prodotti, la Prendice 300, cerniere, funzionavano quelli, non so come quelli di adesso, io non so voi, ma a me si rompono sempre. La Magnaghi, centinaia di persone, Magnaghi e Brugherio, perché poi c'è la Magnaghi Milano dove lavorano molti brugheresi, la Rista arriva a 600 nel periodo di maggior fulgore, la Manuli 600 più altri 56 della Manuli Plus 75, cioè, si ricorda che il Don Camagni, prima, pochi anni prima che morisse, incentivò la Manuli dicendo andate avanti, ingrandite, c'è bisogno di posti di lavoro, ci sono ancora disoccupati, e questi ingrandirono un po', poi andò anche lui a trasferimento, la Pirelli subentrata alla Gibellini, 300 operai più altri 100 della Sapsa. C'era anche un'industria edile, una delle prime, i soci Mariani, Pollastri, Sangalli, che erano giunti a avere 72 dipendenti e ce n'erano altri, erano parecchi. La Sagdos 50, che poi chiuderà, ma nacquero parecchi laboratori di tipografia e altro. La Wimer faceva avvolgimenti elettrici 195, insomma abbiamo un sacco, ormai Brugherio è pieno di aziende e aziendine, con i relativi problemi, ma anche con i relativi dati positivi. Vediamo adesso la 7, per esempio, la 5, la 6 e la 7, alcune foto sempre. Ecco, la 5 è facile intravedere, è la Candi, le linee di montaggio, qui non si vedono gli operai, meno io non li vedo da qua, ma non si vedono, quindi probabilmente hanno fatto la foto a catena ferma per non interrompere la produzione. La 6, un cestello con le gomme dello sportello lì davanti, ci ho lavorato anch'io nei laboratori della Candi, quindi conosco. La 7 è una tipografia, perché a Brugherio nascono anche delle tipografie, del settore grafico abbastanza moderno. Vediamo adesso la 8, io riprendo la postazione di là. La 8 rappresenta Baraggia, era così anche nell'Ottocento un po' meglio. Vedete che c'è un camion, quindi siamo già anni 70, a vedere il tipo di camion, 60-70. Per dire com'era conciata, qui probabilmente qualche inquilino è riuscito a comprare, vedete che ci sono le piante dentro il fabbricato, che ormai abbandonati da tutti. Capite che riuscire a recuperare situazioni del genere era costosissimo, insomma. Quindi qui è cominciato l'esodo, perché questa era la situazione di molte cascine di Brugherio, anche non solo Baraggia, ma anche in pieno centro, in Via Dante per esempio, alcune erano proprio irrecuperabili. Poi vediamo la numero 8, nel 1910 ben costruito Villa Veladini, in pochi la conoscono perché adesso è tutta circondata da piante. Si vede la torretta dal parcheggio del Bennett, la torretta di Villa Veladini, in fondo a Via Marconi, una volta si chiamava Via Ugo Pepe. Qui si vede da questa parte perché la strada poi passava in fianco, questa l'hanno fatta dopo, la strada esisteva già, quindi c'erano due cancelli d'entrata, uno sulla vecchia strada e uno di qui che c'è ancora, quel pezzo di Via Marconi che va alla Villa Veladini. Poi era stata comprata dai Marzotto e ci alloggiavano i dirigenti della Marzotto, poi infine venduta e adesso è di proprietà dei Valtolini. Il vecchio Valtolini, papà, era uno dei capi del personale della Marzotto, uno degli ultimi. È ancora molto ben tenuta. I Veladini non avevano venduto uno degli ultimi rampolli, l'ingegner Curzio Veladini,
aveva perso il gioco, avevano fatto debiti. Insomma, io li conoscevo bene perché la sorella di quest'ultimo Rampollo, la Ebe Veladini, era stata baglia della mia bisnonna, quindi si considerava sorella di latte di mia nonna, abbiamo conosciuti per tanti anni. Aveva sposato poi un russo esule dopo la rivoluzione sovietica, era un addetto all'ambasciata, un ex ammiraglio che funzionava, il dottor Bedenissov. Sono sepolti qui a Brugherio. E l'ultimo Rampollo, l'ingegner Curzio, quello che aveva perso il gioco e poi è andato a fare l'ingegnere in Sudafrica, nelle miniere, morì in circostanze misteriose, ma poi il suo corpo fu portato qui, sempre nel cimitero, nella tomba di una delle 3-4 tombe dei Veladini, della Bice Cazzaniga. I brugheresi sanno chi era, una persona ricca che faceva molta beneficenza, soprattutto alla parrocchia, che tutti dicevano è il prototipo della zitella, ma evidentemente da giovane era amica di questo ingegnere, che però fu costretto ad andarsene altrove. Una storia che non conosce nessuno, io la conosco perché a un certo punto, prima di morire, il Curzio fu anche ospite a casa mia, un giro che fece qua per vedere ancora Brugherio. Insomma, ecco, chi va al cimitero, ormai abbandonate queste tombe, perché il figlio, il dottor Ugo Bedenissov, era un noto chirurgo che però poi finì in un ospedale giù nel centro Italia. Abbiamo perso i contatti, insomma. Un'altra avanti, questa è Villa Corandini, visto dalla parte dell'altra. Inizio 1910, è bellina, bello stile. Qua vi voglio far vedere un funerale in via delle Rimembranze, l'attuale via Veneto. Vedete, c'è già il monumento ai caduti, quindi siamo dopo la Prima Guerra Mondiale, ma qui è una landa desolata, il centro storico. Oggi è il centro storico, anche se ci sono delle belle ville lì, per dirti che il centro storico era misero, poco, soprattutto di estensione era poco. Non possiamo paragonarlo a città che già 450 anni prima, rispetto a questa foto, erano già in pieno sviluppo da secoli, insomma. Ecco, qui voglio parlarvi un po' dei trasporti, perché questa è una cosa importante nell'industrializzazione anche di Brugherio, perché i brugheresi che vanno a lavorare fuori e quelli di fuori che vengono a lavorare a Brugherio. Qui è il tram già elettrico a Monza, era a due piani, che partiva dalla Rengario e andava a Milano. Ma adesso vediamo il Gamba de Legni. Qui sta partendo da Vimercate, a fine 800. Dov'era la caldaia? Noi siamo abituati a vedere le locomotive con la grande caldaia davanti. Lì era mimetizzata da questa struttura. Ecco, qui lo vediamo invece, vedete la caldaia qui dentro. Qui si vede qui dentro, mimetizzata lì dentro, corta, perché era un tram, non un treno. Qui a Milano Porta Venezia, perché collegava Porta Venezia con Vimercate e con Brugherio. Vedete, ci sono ancora quei palazzi lì, eh? Andava giù, faceva l'attuale Buenos Aires, allora non so se si chiamasse così, faceva via Padova, Cascina Gobba, Cologno e avanti, arrivava a Brugherio. Questa roba qui, poi nel 1929 viene elettrificato. In Milano stavano già elettrificando i tram dall'inizio del secolo, fuori non c'era ancora l'elettricità, soprattutto nei paesi fuori. La prima motrice della tratta elettrificata, e ci fu anche una linea Brugherio-Monza elettrificata pure lei. Vediamo cosa arriva adesso. Qua è l'inaugurazione del primo tragitto, primo convoglio elettrificato qui da Vimercate. Questo tipo di motrice andrà avanti per molti anni, molti di noi ci sono saliti. Anzi, lì sulla motrice c'era la prima classe. Qui vediamo un orario del 40, dove c'è scritto l'orario, tranvia Milano-Brugherio-Mercato con diramazione Brugherio-Monza-Sobborghi. C'era il tramvai, chi non è di Brugherio, chi era giovane, e così giovane che non c'era allora, partiva lì dal bivio, all'incrocio, alla fine di Viale Monza, o all'inizio di Viale Monza, con Viale Lombardia, ed era non un convoglio come il tram che passava lì,
ma era un tram a doppia guida, non come i tram della città che hanno una sola guida davanti. Qui staccavano manette, la mettevano dall'altra parte, perché dove arrivava in fondo a via Buonarroti non c'era la possibilità di fare il carosello, quindi staccava e poi tornava. Ecco, qui è una foto, una cartolina di Brugherio, la famosa cartolina, dove si vede proprio, si vedono i due tram, vedete là, lì è l'ex Barbaffo che adesso è chiuso. Qui c'era, dove ci sono tutte quelle biciclette, lì c'era un'osteria. Al mattino era d'uso, anche le donne che andavano a Milano, era d'uso il bicchierino di grappa e menta. Ecco, qui vediamo, aspetta, torni indietro un attimo ancora, vediamo lì fermo il parroco che parla col segretario comunale, il Don Camagni. Non è che il tram è fermo a aspettare che loro abbiano finito di parlare, semplicemente aspettava l'altro, perché il dramma di questa linea è che era binario unico, si sdoppiava solo a Cologno, a Brugherio, a Sant'Albino, e quindi bisognava attendere alcune volte, oppure andare avanti a attenderlo dopo, il tram che arrivava dall'altra parte. Fosse stato di doppio binario, probabilmente sarebbe stato mantenuto, ma binario solo, c'era questo problema di coincidenze. Ecco, vedete lì, sono gli anni del fascismo, vedete lì una guardia in nero repubblichina che probabilmente faceva, teneva un po' di c'è un po' il traffico, non lo so. Avanti. Ecco, sempre lì il parroco Don Camagni, qui c'è la foto con adesso il beato Cardinal Schuster, che era venuto ad inaugurare l'allungamento della chiesa. Sapete che nel 1939 è stata allungata la chiesa. Questa era stata costruita a fine 800 dall'architetto Muraglia, il progetto. Nel 1939, col progetto dell'architetto Sorteni di Monza, costruita dai soci, Mariani Pollastri Sangalli, della ditta avanti. Ecco, questa era la chiesa di fine 800, quella del Muraglia, che era più corta. Poi, ecco, l'ampliamento voluto dal Don Camagni, si dovette abbattere delle case, dei cortili, sia per ampliarla davanti sia per tenere la piazza, una bella piazza davanti. Poi successivamente la piazza verrà dotata di un'aiuola centrale, e poi col concorso di idee fatta negli fine anni 80, vinto dall'architetto Carlo Magni, assumerà la configurazione attuale, che non abbiamo la foto ma tutti la possono vedere. Qui è il tram che arriva da Vimercate, anzi questo qui credo sia quello di Cassano, perché quello di Mercate aveva una croce di Sant'Andrea rossa davanti, alla fermata di Loreto. Quel palazzo lì non c'è più, era stato bombardato, adesso c'è un altro modernismo. Vedete che marea di gente scendeva da quel tram, una marea. Poi il tram andava avanti. Quando c'è stata l'elettrificazione, il capolinea non è stato più Porta Venezia, l'hanno arretrato via Benedetto Marcello, all'altezza di via Vitruvio, piazzale Lima, molti di noi se lo ricordano. Ecco, avanti. Ecco, qui è via Benedetto Marcello, quanti di noi si ricordano, andavo a studiare a Milano, sì, andava lì. Ecco, questo è il convoglio quando motrice e carrozze furono un po' più modernizzati. Qui siamo a Cologno, questo sta andando in su a Milano, c'è ancora quella casa lì, la trattoria Fontana, c'è ancora. Vedete che non si vedono ancora tutti gli enormi, grandi palazzi di Cologno, siamo tra gli anni 50 e gli anni 60, fine anni 50, poi ci sarà la massa di immigrazione, porterà un sacco di costruzioni avanti. Ecco, qui arretrato, man mano si arretrava, perché passare con sto convoglio e lì arrivare fino a via Benedetto Marcello si bloccava mezza Milano, arretrato in piazzale Aspromonte, che è lì è vicino tra via Pecchio e nelle vicinanze di piazzale Loreto. Avanti. Primo biglietto del metrò, poi il metrò viene fatta anche la linea verde. Il capolinea, mentre stanno facendo i lavori, avanti, viene arretrato in via Palmanò, piazza Sigrerauil. Poi inaugurano la tratta fino a Cologno. Il tram, basta, non c'è più.
avanti. Ecco, questo, torniamo indietro ancora. Questo è l'ultimo viaggio, l'ultimo tram, perché dal giorno dopo il tram non c'è più, c'è l'autobus da Vimercate a Cologno Nord. Qui sono i ragazzi di Concorezzo che salutano il tram, credo con una maestra, non lo so, salutano il tram, addio tram. E questo è l'ultimo incrocio a Cologno. L'altro di là non andrà più a Vimercate perché ritornerà poi indietro in deposito, lì in fondo a via Leoncavallo. Quando l'hanno arretrato il tram a Piazza L'Aspromonte, il percorso su via Padova era stato abolito, non più da via Padova alla Gobba, ma dal viale in fianco a viale Palmanova, quindi ci sono state queste variazioni. Il tram non c'è più. Adesso vi voglio far vedere, ecco, questa curiosità. San Damiano, sono un po' degli irredentisti, no? Conglobati con Brugherio, però hanno... piace che non vedo qui il San Galli, che è il re della storia di San Damiano. Avevano la cartolina, ho detto San Damiano, il che mi domando, se un qualsiasi... Là era la villa che c'era a San Damiano, Se un qualsiasi italiano, vedendo queste grandi bellezze, avesse voluto visitare San Damiano, andava sull'enciclopedia e trovava San Damiano, uno in provincia, mi pare, di Cuneo, uno in provincia di Pavia, perché mica ci mettono Brugherio, comune di Brugherio, ecco, vabbè, hanno sempre avuto. D'altra parte, la riunificazione è stata un po' l'organizzazione ecclesiastica a dettare l'unificazione, perché la chiesa di Brugherio, a parte San Damiano, poi... la società civile detta con l'espansione a quartiere Sulle del Nord, la Torrazza, fanno le chiese, quindi la società civile che detta l'organizzazione, la parola, e adesso con la comunità pastorale c'è una riorganizzazione, la chiesa che quasi detta, perché congloba non solo San Damiano ma anche Sant'Albino, giustamente, quindi se quelli di Sant'Albino vorranno passare sotto Brugherio anziché sotto Monza, si potrebbe ripetere il suggerimento che ci fu nel 150 anni fa di unificare in un altro modo. Molti si ricorderanno, nel 62 era l'abbonamento per studenti e lavoratori, adesso prima di girare, siccome qui una delle ultime lezioni si è parlato molto anche delle rogge che sono state coperte, a parte che abbiamo fatto gli sforzi per tenere scoperto il canale che esce dal Villoresi e costeggia via le Lombardie, non è facile, ma ci siamo un po' riusciti. Ma le rogge, ecco, ne vediamo una che passava nella via Manzoni, in omaggio al sindaco che adesso ci abita lì, ci abita anch'io, e comunque c'è una foto che si vede, andiamo avanti, la strada non era asfaltata. Lì davanti, dove adesso ci sono i palazzi dove abita il sindaco, c'era un prato che era in gestione ai Beretta della Pareana, che venivano o a tagliare l'erba per fare il fieno, le mucche, o a piantare il grano turco. Qui c'era la roggia in fianco, la vedete? Beh, quando hanno asfaltato la strada, perché lì si viveva nelle polveri ogni volta che passano macchine, hanno coperto e hanno fatto il marciapiede sopra la roggia. Mi è spiaciuto, io abito proprio qui così, però ragazzi non facciamo troppi romantici, era bello veder passare l'acqua, però passava 4-5 mesi all'anno e non tutti i giorni, passava 3 volte la settimana, poi chiudevano perché nessuno più l'aveva bisogno, rimaneva un po' di acquetta giù, il Festival delle Zanzare, il DDT che ancora non si era scoperto che faceva malissimo, e insomma forse non è stato... un male, perché se la roggia funziona tutto l'anno è un conto, ma se va a sprazzi, tra l'altro si riempiva quando era vuota di ogni ben di Dio, insomma, ecco, e la strada era così. Io ho questa foto, lì sono io quando ma non vorrei essere accusato di narcisismo, avevo 12 anni. Ecco, abbiamo finito le nostre foto e prima di chiudere vi vorremmo proporre una bella poesia in dialetto dal nostro fine dicitore. È una poesia scritta da un milanese in dialetto milanese, dura solo un paio di minuti, che riguarda una comare brugherese, una pettegola brugherese che poi si trasferì a Milano. Se me lo chiedete chi è, non ve lo dico neanche sotto tortura,
E c'è questo bello scherzetto, insomma, diciamo che non è per bambini, però insomma. Storia vera comunque, eh? Non è storia dei libri, ma è storia vera. Grazie che le venui sur commissari. Lo faleva sui prest, ma il vedrà che scandul che gheperari, in rob che se può anche immaginare. In la finestra lì di nas la mia, tutti i mattin, compar un giovinot ben fami di Saria, che fa la sua ginnastica tut biot. Che giuri che le sempar più biutent, e che sun anche il minim necessari, lui me capisco quando disi proprio niente, e mi sun dona, mi sur commissari. Per me quell'ile è un esibizionista, il mostra de Chirop, il suo nome è Dima, ma quando si presenta alla vista, mettere in minoranza il me marì. Te lì che arriva in della stanza, u che vergogna, e che su niente, le vede? Le un nome senza pudor, senza creanza, con occhio in tali storie, adesso è il cret. Ma cos'è che il dis? Ma l'è d'accordo con lui? Se vedo me del barburin in su, ma per forza che venna gota lì in sci, e il venia in penso il taul due su me. Un'ultimissima annotazione. L'agricoltura. Nel 77 c'è una specie di indagine sull'agricoltura, abbiamo 27 piccolissime aziendine, probabilmente gente che lo coltiva per hobby dopo il lavoro, 10 piccole aziende, cioè con appezzamenti inferiori a 50 metri quadri, 3 medie aziende con superficie superiore a 200.000 metri quadri, quindi di fatto le aziende vere sono ridotte a 3. Molti stabilimenti chiudono, ma che fine fanno le... In questi posti lasciati liberi subentrano altre aziende, non su la Sagdos, la Manuli, la Pirelli, la Prentice, subentrano altre attività, a volte anche di tipo terziario di servizio. Rimane invece la Rista sempre vuota. Era stata messa in destinazione d'uso industriale nella speranza o nell'illusione, a seconda dei punti di vista. Qui sto guardando il nostro ex sindaco Cifronti, che lui su questa cosa ha avuto un'idea precisa e valida, purtroppo non è stato ascoltato ai tempi. Le industrie ormai non vanno più in verticale. Lì di fronte c'è la Manuli, immediatamente riempita di tante piccole aziendine che hanno dato lavoro a molta gente, anche tutte le altre, tranne questo monumento che poi è stato sventrato, cannibalizzato, hanno portato via tutti, alla fine è stato abbattuto. Nel contempo però nasce lo sviluppo attorno all'autostrada, nasce il famoso piano degli investimenti, degli interventi produttivi, perché lì in fianco all'autostrada, dove c'è tra il ponte della Candi e quello della Casecca, ecco, quando sento dire ma non è finito, il PIP, il PIP, il PIP, oh, il PIP è la parte pubblica, perché il piano regolatore vecchio aveva previsto 40% di cessione al comune per fare un insediamento produttivo, il resto è un piano di lottizzazione privato, il padrone farà quello che vuole. Quello fermo e non andato è quello privato. Lì c'è l'esempio che il pubblico una volta tanto ha fatto meglio del privato, perché il PIC c'è, funziona ed è pieno. Si dovrebbe parlare dei piani regolatori, ma io credo che però su questi argomenti sarebbe opportuna una tavola pluralistica, perché certamente su queste cose ognuno la può pensare differentemente dagli altri, ma io credo che a me toccava mettere in risalto che il borgo è passato dall'agricoltura all'industrializzazione, all'industriale. Questo c'è stato, poi questi anni ormai sono cronaca, non sono ancora storia, quindi, e l'abbiamo fatto
anziché raccontarvi pedissequamente ciò che succedeva, abbiamo sentito la gente dell'epoca cosa diceva, cosa ha fatto, abbiamo sentito delle testimonianze vive. Per me la storia è anche e soprattutto questo. Ringrazio Pozzo Bon che ci ha tenuti, grazie. Una battuta da fare al volo? Ho vista l'ora che non vedo. Abbiamo guardato proprio dal buco della serratura, ma in modo bello, insomma. Assolutamente, sì. E ci diamo appuntamento per il prossimo martedì, per la conclusione di questo ciclo, in cui andremo, insomma, a mettere le mani negli archivi, l'archivio del Comune e l'archivio parrocchiale di San Bartolomeo. Al prossimo martedì, grazie a tutti, buona serata.